eterna, cioè non c'è bisogno di farne un altro. Fatto quel sacrificio lì, è fatto una volta per tutte. Quindi questo è ciò che ha elaborato la dottrina cristiana nel momento in cui si è imposta sulla Pasqua, quella che era la Pasqua ebraica. Quindi l'ha sostituita e modificata in quel modo lì. A questo proposito c'è un teologo cristiano che si chiama Armin Kreiner, che è un Scusami, docente. scusami se ti interrompo, ma la Pasqua cristiana quindi non celebra la risurrezione di Cristo, bensì il Sì, sacrificio. no, sì, allora, il sacrificio assume significato se c'è la risurrezione, altrimenti no. Però, diciamo, lui è diventato l'agnello unico, valido per tutti e per sempre, che ha sostituito i tanti agnelli che prima venivano sacrificati. Mi spiego? Quindi questa è Adesso più la chiaro. sostituzione. E mi è venuto in mente, sì, prima ti ho chiesto una cosa, vedo, dimmelo poi dopo. Quando poi finisci ti chiedo Ah, quella cosa. ok, va bene. Avevo Sì, in no, no, ok. Questo teologo? Sì, teologo Armin Kreiner, il quale dice che insegna teologia alla Facoltà Cattolica di Monaco di Baviera, quindi teologo cattolico, docente universitario, il quale dice che la questione della eventuale esistenza di alieni, volendo per un attimo supporre che questi individui qui, cioè gli Elohim, arrivino da un'altra parte, mette in discussione tutto. E quindi lui dice la Chiesa non può più fare finta, cioè la Chiesa non può più dire no, di quella roba lì non parliamo perché stupidaggini, non ne vale la pena. Lui dice l'esistenza di anche uno solo di quelli rimette in discussione tutto, in particolare dice rimette in discussione la cristologia. Scrive Armin Kreiner. Perché se per caso esistono, allora ciò che è stato elaborato per la figura di Cristo, cioè per il suo atto sacrificale, che è stato elaborato in un momento in cui si pensava che la Terra fosse il centro dell'universo e che l'uomo fosse l'unica creatura intelligente prodotta da Dio, allora l'atto di Cristo ha valenza unica, universale ed eterna, perché l'ha fatta per l'uomo e vale per sempre. Allora ci si deve chiedere, ma se ne esistono altri su altri pianeti, Cristo, quelli hanno commesso il peccato originale? Cristo è andato a farsi ammazzare anche là? Oppure ci andrà tra 10.000 o 100.000 anni quando altri commetteranno un altro peccato originale? Lui dice, non possiamo più noi uomini di Chiesa fare finta di niente. È un tema che dobbiamo assolutamente affrontare. Dice, anche perché i testimoni dell'esistenza di Cristo noi non li possiamo neanche più sentire, non li possiamo verificare. Eventuali testimoni di contatti invece li abbiamo qui, li possiamo interrogare, li possiamo verificare, quegli altri non più. Questi racconti qui della Bibbia, cioè di individui che hanno fatto l'uomo, che gli hanno trasferito conoscenze, eccetera, 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 non sono racconti unici, cioè un prodotto originale della Bibbia, ma corrispondono ai racconti dei popoli di tutti i continenti della Terra, che ci raccontano tutti la stessa storia, tutti, tutti, dai Maori agli indiani Hopi, agli Zulu, alle civiltà pre-sahariane, non parliamo del Medio Oriente, gli Egizi, la Cina, l'India, il Giappone, le saghe norrene, i Celti, gli Inca, gli Azteca, tutti, tutti ci raccontano di questi qui, che sono arrivati da un'altra parte e sono arrivati qui e hanno fatto una serie di cose. Allora pensiamoci bene, tutti ci raccontano la stessa storia, con nomi diversi, perché poi ovviamente ognuno, no? Questi qui sono chiamati Elohim qui, sono chiamati Anunna dai Sumeri Accadici, sono chiamati Ilu o Ilanu dai Semiti orientali, sono chiamati Deva, sono chiamati Viracocha, sono chiamati sono gli Asi, sono le saghe norrene, eccetera, ma tutti ci raccontano la stessa storia. Però di questo bisogna assolutamente dire che sono favole, cioè che sono miti, che sono belle invenzioni. Di Gesù Cristo ci parlano Matteo, Marco e Luca, che non l'hanno mai visto, perché Matteo non è il discepolo lì, è un altro.
quello scritto nei Vangeli. Matteo, Marco e Luca che non l'hanno mai visto. Giovanni, che più nessuno considera il discepolo di Cristo, ma un altro Giovanni. Quindi, se così fosse, neppure questo Giovanni lo ha visto. Però facciamo finta che sia Giovanni discepolo, non ci cambia di nulla. Tutto il cristianesimo è costruito sulle dottrine di Paolo, che non ha mai visto. Ci parlano gli Atti degli Apostoli, che sono scritti da Luca, che non l'ha mai visto. Ci parlano le lettere che sono attribuite a Pietro, ma attribuite, non si è sicuri, ma facciamo finta che siano attribuite a lui, che siano sue, va bene. Ci parlano la lettera di Giacomo il Maggiore, che era fratello carnale di Cristo, e quindi abbiamo in sostanza forse quattro persone che l'hanno visto. Quindi abbiamo quattro, dico forse, quindi siamo buoni e consideriamoli veri tutti e quattro. Quattro persone, quindi quattro testimoni interessati a veicolare un certo concetto di una figura, di un uomo, di un personaggio, su una testimonianza di quattro persone, un miliardo e più di persone nostre non ha difficoltà a credere assolutamente vera l'esistenza di Gesù Cristo. Quattro testimoni, forse, interessati. Di questi signori venuti da altre parti, e già parlano i popoli di tutti i continenti della terra, ma questa è una favola. C'è qualcosa che non quadra in questa logica. C'è qualcosa che non quadra. Io sono uno di quelli che pensa che Gesù Cristo come personaggio storico probabilmente sia esistito. Ma così come tendo a dare credito a quei quattro lì, do molto più credito ai popoli di tutti i continenti della Terra, perché ci raccontano tutti la stessa storia. Tutti, tutti. Ma infatti la mia domanda era quella, l'hai anticipata, cioè il discorso, tu tempo fa hai parlato anche degli esempio dei miti greci. Cioè, noi andiamo a guardare, abbiamo Zeus, allora, i suoi figli, l'Olimpo, Orione.